¿Qué tal? Gracias por estar ahí una vez más. El vídeo que vais a ver a continuación es de Marco Bezzecchi. Y me imagino que a algunos se le habrán abierto las carnes viendo el titular que le hemos puesto, El heredero de Valentino. ¿Por qué lo hemos hecho? Pues porque el perfil de Betz es el que más se parece al de Valentino. Es verdad que Pecco es de la academia y lleva dos títulos, cierto. Es verdad que Morbidelli fue subcampeón del mundo y también desde la academia, cierto. Está Luca Marini, que además es al 50% consanguíneo de Valentino, sí. Pero creo que estaréis de acuerdo con nosotros que Bezzecchi, por su aspecto, por su manera de moverse, su manera de hablar, los que tenemos la ocasión de hablar con él, es el de los cuatro pilotos de la VR46 el que más se parece a Valentino Rossi. Por eso le hemos llamado el heredero de Valentino. Después está el temporadón que ha hecho o que hizo Marco Bezzecchi en el 2023, porque alguna gente se enfada si digo 2023, en el 2023, que una temporada que se quedó un poco a la sombra por culpa del duelo entre Pecco y Jorge Martín, ¿no? Pero la temporada, como Antonio mostró en sus famosas tablas de final de año, el último vídeo del año pasado, Bezzecchi estuvo en la pelea por el título, pero muy metido en la pelea. Esa lesión que se produjo en el rancho entrenando, pues le sacó fuera de esa disputa. En fin, por mi parte decir que entrevistar a Bezzecchi nunca me resulta fácil y no sé muy bien por qué. No consigo que baje la guardia, no consigo, no lo sé, es algo muy extraño, ya os daréis cuenta. Para mí, y me vais a perdonar, esta entrevista con Betz probablemente es la más flojita de todas las que hice el año pasado. Pero en cualquier cosa interesante, ¿eh? Porque cuenta cosas interesantes. Ahí os dejo, Marco Bezzecchi, el heredero de Valentino Rossi. Perfecto. Primo, Betz, grazie per essere con noi. Grazie. In italiano, has visto? niente, la prima domanda è facile. Puntuate, date una pagella, no? Una nota a te stesso del campionato. Allora, secondo me è stata una stagione molto bella, da 1 a 10 tipo. Sì. Da 1 a 10 mi do 7,5. Perché sono stato veloce, ho vinto 3 gare, una sprint, ho fatto molti podi, però purtroppo alla fine mi sono anche fatto male alla spalla, quindi l'ultima parte di stagione è stata un pelino sotto quello che avrei voluto fare, ecco. Altrimenti mi sarei dato un voto un po' più alto. Has hablado de la lesión a mitad de temporada, esto ha sido... Hasta ese punto estabas peleando por el campeonato. ¿Esto ha sido la razón por la que al final has perdido un poco el paso o no? Allora, diciamo che sicuramente non ha aiutato l'infortunio alla clavicola. Direi che le prime 3 gare subito dopo l'infortunio la spalla mi ha dato un po' di problemi in Indonesia, in Australia, in Thailandia. Sono state 3 gare attaccate dove ho fatto un po' di fatica per la spalla, mentre invece in Qatar e in Malesia la spalla stava meglio, non era ovviamente al 100%, però mentre guidavo la sentivo molto meno, ma non sono riuscito comunque a essere velocissimo come ero prima, però lì non è stato per la spalla, è stato più che non siamo riusciti a trovare la quadra e non sono riuscito a essere abbastanza veloce. Però perché queste 3 gare che stavas infortunato, questo ti ha fatto a te e al team perdere un poco il punch che avevi nella prima parte della stazione o no? No, non è quello, è che proprio ero un po' limitato alla guida, in Indonesia avevo molto dolore, in Australia anche avevo moltissimo dolore, forse l'Australia è stata la peggiore, e in Thailandia stavo recuperando un po', ma comunque la spalla ancora mi dava fastidio e
dove c'era da staccare forte, non avevo la forza che avevo normalmente e un po' purtroppo mi condizionava nella guida. Non esageratamente in Thailandia, però in Indonesia e in Australia sono stato veramente male. Il punto forte della guida di Bezzecchi qual è? Sono diventato bravo in staccata, e ho preso spunto tanto da Bagnaia in questi 2 anni, anno e mezzo, comunque quasi 2 anni, per cercare di imparare a sfruttare la moto in staccata, perché la Ducati è molto forte lì, e quindi sono riuscito a migliorare e questo forse è un punto che va molto bene. Il fatto di tutti voi piloti della Ducati poter vedere la data di altri, io tengo la teoria che sto ha perjudicato a Pecco, perché tutti voi avete visto come lui stacca, perché Martin ha detto anche questo, io ho migliorato la staccata. Sì, voi ogni sessione vedete come lui lo fa. Ovviamente lui sta mostrando il mappa del tesoro, non è così? Sì, alla fine diciamo che sicuramente per lui, che è sempre stato il più forte in quella zona della guida, ci ha dato una bella mano, ovviamente, però allo stesso tempo lui, quando magari è in difficoltà o comunque, sai, in un giro o in una gara, puoi sempre migliorare anche se vinci, puoi sempre fare qualcosa di meglio. Quindi allo stesso tempo, secondo me, anche Pecco ha imparato un po' da tutti i piloti Ducati qualche cosa. Però ovviamente lui per la staccata è sempre stato il più forte e adesso è ancora molto forte, spesso e volentieri il più forte, però qualche volta c'è qualcuno anche che lo frega. Claro. La differenza della tua moto, vinci tu con la 23 in pista, qual era la differenza che tu veia nella pista? E allora, diciamo, in staccata alla fine la moto è abbastanza simile, non è troppo diversa. Loro riescono ad avere un po' più grip, un po' più trazione, hanno qualche dispositivo nuovo, un abbassatore nuovo, per la partenza anche sono un po' più forti. Però, sai, senza provarla è difficile sapere per certo che differenze ci sono. In questa differenza, quando hai iniziato la stazione, io immagino che era piccola, dopo si è andato Sì, era un po' più piccola, soprattutto perché loro, secondo me, essendo una moto completamente nuova, dovevano anche un po' sistemarsi, mentre la nostra era già stata usata l'anno scorso, quindi si sapeva bene o male un po' le basi dove la moto andava molto bene, però poi una volta che loro si sono sistemati, forse hanno guadagnato qualcosina. Io continuo a sostenere che la differenza non è esagerata. Ma un pochino di differenza sicuramente c'è. Poi te lo dico meglio un martedì quando la provo. Però tu hai scelto stare nella stessa situazione per l'anno prossimo. Questo non è strano. Sì, è un po' strano, però io ci ho pensato molto e una delle ragioni è stata anche quella che ti ho appena detto, nel senso che all'inizio con la moto nuova forse si fa un po' più fatica e bisogna cercare di sistemarla. E quando devi sistemare una moto, avere al tuo fianco delle persone con cui hai già lavorato, con cui hai un buon rapporto, con cui sai, loro sanno di che cosa hai bisogno e tu sai anche come spiegargli i problemi eventuali della moto, è un po' più facile. E nella MotoGP di adesso è importantissimo fare i risultati subito, perché abbiamo visto tante volte che magari i piloti hanno fatto 4-5 gare che non andavano e poi sono dovuti alla fine l'anno dopo rimanere a casa. E perciò ho pensato che non sapevo se avrei avuto la stessa possibilità di essere veloce da subito dovendo costruire un rapporto nuovo con altre persone. E questa cosa mi preoccupava un po' e ho deciso di rinunciare a questa offerta della moto nuova, che comunque è stata un'offerta che mi ha fatto molto piacere. Però per questo motivo qui. Questo è in un anno dove finiscono tutti i contratti, è importante fare risultati subito. Certo, Adesso influye, può essere, no? sì, esattamente, anche un altro dei motivi. Tu preferisci, tu,
è meglio avere al fianco un pilota con esperienza o un junior? Non so, io sono un po' di anni che sono in squadra con Luca, sinceramente sono abituato adesso a lui, quindi non saprei. Per me si può imparare in entrambi i casi, da un pilota di esperienza ovviamente impari determinate cose, da un pilota junior magari la velocità c'è, mancano qualche dettaglio, però in entrambi i casi riesce ad imparare da qualcosa, da qualsiasi pilota, quindi non mi cambia molto. Sì, nel caso Ducati, al avere tanti piloti Ducati, se non è con il compagno di squadra impari con gli altri, no? Sì, esatto. E assunto Michelin, qual è la tua opinione di Michelin? Perché tra lo spagnoli ha avuto un casino dopo, ovviamente, come ti puoi immaginare, dopo a Qatar. Sono quelli che dicono che Michelin non sta all'altezza del campionato, altri dicono il contrario. La tua esperienza con Michelin, come è? Allora, io in questi 2 anni ho conosciuto la Michelin da quando sono arrivato in MotoGP, quindi io penso che le gomme siano veramente competitive, che il pacchetto tecnico che ci offrono è buono. È anche vero che ogni tanto purtroppo succede, ma succede a tutti, di trovare delle gomme che funzionano diversamente, ma come in tutte le cose nel mondo c'è sempre qualcosa che viene un po' diverso. Come? È successo a me quest'anno 2 o 3 volte, al Mugello, in Thailandia nella sprint, in Malesia nell'FP2, in Qatar nell'FP2. Purtroppo sono cose che succedono, soprattutto quando andiamo fuori Europa, perché le gomme devono stare tanto tempo già là prima che arriviamo noi. E quindi so che è facile attaccarli sempre, però anche da parte loro non credo che ci sia la voglia di, insomma, di fare, creare dei problemi. Penso che tutti diano il massimo e per la mia esperienza personale lavorano bene. Quindi io adesso come adesso non ho niente da recriminare, ecco. Però purtroppo ogni tanto capitano queste cose, ma sono capitate almeno una volta a tutti i piloti della MotoGP quest'anno. Sì, perché io facendo il conto, si dice, voi usate 440 pneumatici in una stazione. Ok. È ovvio che c'è un percentile, si dice? Percentuale. Percentuale che deve succede con le macchine, con tutto. Tutto. Ma poi alla fine noi le gomme le sorteggiamo il giovedì, prima che inizi il weekend. Quindi alla fine tu sorteggi e decidi praticamente tu quali gomme usi e non sai, cioè ti può capitare, non ti può capitare, però lo fanno tutti nello stesso momento, quindi lì siamo tutti alla pari, tutti sorteggiamo lo stesso numero di gomme, davanti e dietro, lo stesso numero di mescole, perciò alla fine sono cose che succedono. 44 gare sono troppi o no? All'anno? Secondo me sì. Per evitare questi problemi di un pneumatico sbagliato in 44 gare, perché non si prescinde da 5 risultati all'anno? Come si ha fatto a toglierli? Sì, è normale in 44 gare la possibilità di avere un pneumatico, un sbaglio. Lo logico sarebbe togliere. Non so, 5-6 risultati, questo sarebbe una buona idea, non pensi? Oddio, non lo so, un po' strano, diciamo, non si è mai visto nel nostro sport, quindi bisognerebbe abituarsi un attimo, non so, ci devo pensare. E nel 91 si è fatto durante un anno questo, e prima del 87, immagina tu, stava todavía era su progetto, se tagliava il 40% dei risultati. Agostini, lui vinceva, le 3 ultime gare non la faceva perché già stava, però con tante gare, con 44, caramba, è un chance della mala fortuna, no? O un sbaglio della Michelin, non lo so, io credo che è una cosa che il pilota debba plantearsi. Secondo me allora bisogna fare 5 gare di meno, non correre le 5 gare e però tenere buoni tutti i risultati. Muy bien, Benz, muchísimas gracias. Suerte para el año que viene. Gracias, gracias y, mille. Y gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias.